se escludiamo l'acclamata Tokyo Vice, serie televisiva di cui Michael Mann è stato produttore esecutivo e regista del pilot, l'autore di Hit La Sfida e Collateral manca sul grande schermo da ben 8 anni. Usciva infatti nel lontano 2015 il cyber thriller Black Hat con protagonista Chris Hemsworth. Nel corso degli ultimi anni Mann ha pubblicato Hit 2, romanzo sequel del suo lungometraggio più noto e citato e che dovrebbe anche diventare il suo prossimo progetto per il grande schermo, concentrando quindi il resto della sua forza lavoro allo sviluppo di Ferrari, biopic dedicato alla straordinaria vita di Enzo Ferrari, il leggendario fondatore di una delle case automobilistiche sportive di lusso più famose al mondo e tra gli imprenditori italiani e non più importanti del XX secolo. Il film sarà presentato in anteprima mondiale in competizione ufficiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2023, ma al momento sono ancora pochissime le informazioni effettive sull'opera. Proviamo allora a mettere in ordine tutte le informazioni relative a uno dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica. Seguiteci! Ogni grande biopic deve avere un grande protagonista. E nei panni dell'ingegnere troviamo quindi il talentuoso Adam Driver, tra gli interpreti più richiesti, versatili e brillanti della sua generazione. Inizialmente avrebbe dovuto essere Christian Bale a cimentarsi nella sfida lanciata da Mann, ma dopo un primo momento in cui sembrava cosa fatta, l'attore britannico decise nel 2016 di abbandonare il progetto per questioni legate a una trasformazione fisica per lui troppo rischiosa per motivi di salute. Dopo 5 anni dunque la scelta è infine ricaduta su Driver, tanto per ragioni legate al physique du rôle dell'interprete, quanto a una cifra attoriale pertinente allo spirito aziendale e sportivo di Ferrari, che prima di fondare la sua scuderia si fece le ossa da ragazzo squattrinato in svariate officine automobilistiche sia come meccanico che collaudatore, divenendo poi un pilota professionista e solo infine un imprenditore di successo. Driver poi somiglia tanto nel fisico quanto nell'espressività al Ferrari over 60, soprattutto con indosso gli iconici occhiali da sole. E proprio questo ruolo potrebbe rappresentare per lui l'occasione giusta di ricevere la sua terza nomination agli Oscar e, perché no, anche la possibilità di vincere l'ambita statuetta d'oro. Al suo fianco troviamo inoltre un nutrito cast di coprotagonisti guidato da Penelope Cruz nei panni di Laura Ferrari, la moglie dell'ingegnere. Insieme a lei c'è anche Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, la fiamma extra coniugale di Enzo Ferrari con cui ebbe anche un figlio, e poi Patrick Dempsey in quelli del pilota Pietro Taluffi, Jack O'Connell nella parte di Peter Collins, altro famoso pilota della scuderia Ferrari, e gli italiani Lino Musella e Tommaso Basili nei rispettivi panni del designer Sergio Scaglietti e dell'imprenditore Gianni Agnelli. Dal cast è quindi possibile desumere un biopic che seguirà tanto la vita privata di Ferrari quanto la crescita della celebre casa automobilistica tra successi e difficoltà. Ma a quanto pare il film di Michael Mann sarà molto di più di un semplice biopic to cure. Ma non potrebbe essere certo un film di Michael Mann senza il suo pertinente lato oscuro. E infatti il regista ha scelto di costruire attorno a un preciso momento della vita e della carriera di Ferrari il suo intero lungometraggio. Per la precisione si tratta del 1957, anno dell'ultima competizione 1000 miglia e del tragico incidente causato proprio da un'automobile Ferrari che costò la vita al pilota Alfonso De Portago, interpretato nel film da Gabriel Leone, e causa di un lungo processo penale e mediatico allo stesso Enzo. Un periodo difficile in cui la Ferrari entrò in crisi e anche il matrimonio con la moglie Laura risentì della morte del figlio Dino, scomparso all'età di 24 anni a causa della distrofia di Duchenne, e del riconoscimento infine di Pietro Lardi, divenuto poi Pietro Ferrari, come figlio extraconiugale. Luci e ombre di un imprenditore affacciato sul baratro più profondo della sua esistenza, tra la fama di donnaiolo, il dolore della perdita e il rischio della fine prematura di un'avventura imprenditoriale che aveva già segnato la storia dell'Italia in appena 10 anni di esistenza. Ed è poi lo stesso montatore del lungometraggio, il nostrano Pietro Scalia, a definire Ferrari più di un biopic, esaltando peraltro il lavoro di Mann come regista e dichiarando: «Il film è stato girato a Modena e dintorni nell'estate del 2022. Io avevo la sala di montaggio in loco e per questo seguivo la lavorazione da vicino». Devo dire che Mann è una persona molto precisa, prende appunti su ogni cosa e per questo mi arrivavano giornalmente paginate di osservazioni e direttive non facili da leggere. Una concentrazione pazzesca, ma anche l'energia di un ventenne. E voi che ne pensate? Attendete anche voi Ferrari di Michael Mann? Fatecelo sapere nei commenti.